Sindaco Cina, tutto pronto per la sagra della pesca di Bivona? È giorno 20, giorno 21, 2 giorni dedicati alla vostra materia prima, come possiamo dire. Sì, finalmente dopo 2 anni dove la pandemia non ci ha consentito di poter fare la sagra della pesca, quest'anno si ritorna con questo prodotto di eccellenza che faremo assaggiare e degustare in diversi, diciamo, modi. Abbiamo degli chef di caratura nazionale. Che faranno delle pietanze dove alla base ci sarà la nostra pesca, che faremo degustare a tutti quelli che verranno a Bivona in questi 2 giorni. Sarà una sagra ricca di eventi, mostre, ci saranno artisti di strada, ci saranno spettacoli musicali, ci saranno spettacoli di cabaret, quindi sono 2 giorni pieni. Lei sicuramente è di parte, ma perché la pesca di Bivona è quella più buona? La pesca di Bivona è quella più buona perché le proprietà organolettiche fanno sì che questa pesca è unica per il terreno, per diciamo, il contesto ambientale, non si può riprodurre in nessun altro posto. È una pesca profumata che ormai si esporta anche a livello nazionale, la grande distribuzione, e che ha avuto negli anni passati anche il riconoscimento del marchio di qualità IGP. Quindi vale la pena assaggiarla e degustarla anche in modo diverso, fatta con pietanze, diciamo, elaborate dagli chef. In ultima battuta, vuole invitare chi ci ascolta alla vostra manifestazione? Assolutamente sì, venite a Bivona per degustare la nostra pesca e non soltanto, anche per stare in un territorio che vale la pena vedere perché ha tante bellezze dal punto di vista paesaggistico e monumentale. Quindi saremo contenti di accogliere tutti quelli che verranno, ci sono veramente tante attività, anche con i Borghi dei Tesori ci saranno molte escursioni, quindi ci sarà la possibilità per tutti per visitare il nostro territorio, il nostro borgo.